Ci troviamo nella piazza di Bagni davanti al santuario, un monumento importante di questa città, di questa frazione. Questa è una frazione che connubia vari aspetti, tradizione, cultura, religione e agricoltura. Noi per questa zona cerchiamo di organizzare comitati che possono valorizzare questa zona. Dobbiamo anche pensare che questa zona ha una fonte miracolosa, la fonte di Bagni, dove negli anni passati, ancora oggi, esiste la tradizione che le persone frequentano questo sito. Io mi ricordo quando ero bambino, mia mamma mi portava per problemi dermatologici e ogni volta che si veniva qua c'era un qualche cosa di positivo. Dobbiamo anche far presente, questa è una zona molto agricola, dove esiste la cultura della zucca, la zucca di Bagni, un prodotto che deve essere non solo tutelato ma soprattutto valorizzato, cercando di costituire dei consorzi affinché questo prodotto possa ottenere il marchio IGP. Poi questa è una zona molto tradizionale, in cui il culto delle tradizioni è molto forte, sentita. Negli anni passati esisteva il culto della Tamurra, che veniva come folklore di questa città. Infatti noi auspichiamo di essere eletti, una volta eletti, di instaurare un assessorato di turismo e cultura affinché possano riprendersi queste tradizioni che sono state nel passato. Cerchiamo di valorizzare il territorio, di coinvolgere persone del territorio che conoscono le problematiche, che possono valorizzare le tradizioni, le culture, i colori, le musiche di ogni zona, perché ogni Scafati è molto vasta e ogni zona ha delle tradizioni, e questo è il nostro intento, di aumentare tutto ciò che è presente in quella zona di Scafati.